Pier Gambardella, un esponente, un attivista del movimento Zeitgeist. È un movimento che appunto propone un nuovo metodo di rinnovare le energie e rinnovare i rifiuti. Ci facciamo spiegare da lui in quale modo. Allora, il movimento Zeitgeist fondamentalmente propone un nuovo modello economico, ma entrando nello specifico dello Spazzatur, noi abbiamo tre innovazioni tecnologiche che già abbiamo costruito: una stampante 3D, un sistema di coltivazione chiamato idroponica e una stufa a pirolisi. La stampante 3D ricicla la plastica di casa, tutti i tipi di plastica. L'idroponica permette di coltivare verdure e ortaggi senza bisogno di avere un terreno e con poco spazio, mentre invece la stufa a pirolisi permette di utilizzare il normale sacchetto della spazzatura, quello che si va a buttare nell'indifferenziata, per produrre energia, sia come fiamma e quindi per cucinare, sia come energia elettrica. La stufa a pirolisi serve anche per riscaldare le case e quindi anche per ovviare al problema delle bollette, che sono sempre molto care. Ovviamente poi provvederò a dare il materiale per capire nel dettaglio di cosa si tratta, quali sono questi concetti, che sono delle innovazioni tecnologiche già sperimentate da circa 15 anni. Sono delle innovazioni tecnologiche non brevettate, ma in open source, cioè sorgente aperta, perché il brevetto blocca la tecnologia, mentre invece l'open source, la sorgente aperta, permette di migliorarlo ogni volta e quindi di dare a tutti la possibilità di entrare in gioco per migliorare l'umanità. Lei crede che queste nuove tecnologie possano aiutare almeno a risolvere in parte il problema gravoso dei rifiuti tossici e degli sversamenti abusivi qui a Napoli? Noi siamo all'alba di una terza rivoluzione industriale, chiamata terza rivoluzione tecnologica. La prima rivoluzione industriale, avvenuta alla fine del 1700, ha permesso all'uomo di migliorare di gran lunga le proprie condizioni di vita. Lo stesso vale per la seconda rivoluzione tecnologica. Adesso l'alba della terza rivoluzione tecnologica consiste nel fatto che c'è una crescita esponenziale delle invenzioni. Ogni giorno si scoprono sempre nuove invenzioni. Purtroppo il sistema economico attuale, basato sul denaro, blocca e impedisce un po' l'avanzare della tecnologia. Questi problemi, appunto il problema delle discariche abusive, il problema dei rifiuti, il problema dei gas tossici, praticamente il problema della monnezza, parlandoci in termini chiari, può ampiamente essere risolto applicando delle nuove tecnologie, partendo dalla pirolisi, ma anche arrivando a un consumo critico, quindi educando le famiglie su cosa comprare e su un concetto fondamentale, che in natura non esiste il rifiuto. Se noi osserviamo la natura è fatta di cicli, quindi il rifiuto è il frutto di una società dei consumi, appunto la nostra società, che porta inevitabilmente a rovinare l'ambiente e a consumare le risorse della terra, fino ad arrivare al punto in cui c'è un collasso, e perché il sistema non riesce a reggere più questo tipo di economia. Ringraziamo il signor Gambardella e auguriamoci appunto che queste nuove tecnologie possano veramente essere messe in atto per rinnovare le energie e per non avere più quadri come quello che ci si presenta davanti di fronte all'ospedale del mare.